Pordenone Pescara 0-0, questa la cronaca, primi 20 minuti decisamente in mano ai Ramarri, la formazione di casa che gioca qui a Lignano Sabbiadoro, la casa appunto della formazione allenata da Attilio Tesser. Al secondo minuto, subito in avvio, c'è stata una mischia furibonda all'interno dell'area di rigore del Pescara, conclusa da Mallamo che da pochi passi, da pochi metri, ha tirato incredibilmente al lato. Poi su uno dei tantissimi corner battuti dalla formazione di casa, credo che in totale ne abbia battuti la formazione di Tesser 11, al settimo minuto sugli sviluppi proprio di un calcio d'angolo, colpo di testa di Scavone alto. Poi Ciurria è stato sicuramente l'uomo più pericoloso dei suoi, al quattordicesimo si è accentrato, si è liberato bene proprio dal limite dell'area con il suo sinistro pungente. Ha spolverato praticamente la traversa. Poi però dopo questi 15-20 minuti di gioco il Pescara, che aveva iniziato troppo timidamente, è uscito sicuramente fuori, ha preso campo, anche se non è stato particolarmente pericoloso. Ricordo soltanto una conclusione di Odgaard, tiro però troppo centrale, e poi al 29esimo invece c'è stata una bella azione insistita in area del Pordenone di Maistro, che però è inciampato sul pallone proprio al momento in cui doveva concludere verso la porta difesa da Parisien. Tutto questo è accaduto nel primo tempo. Nella ripresa il Pescara, subito in avvio al quarto minuto, c'è stato un tiro a giro molto importante, molto bello da parte di Maistro, clamorosa traversa colpita appunto dal Pescara con il portiere Perisan, che non poteva intervenire. Al 25esimo altra traversa del Pescara colpita da Galano, e poi al 36esimo c'è stato il miracolo del portiere del Pordenone su un tiro da distanza ravvicinata di Gut. Poi nel finale ancora il Pescara ci ha provato con Capone e soprattutto con Galano, che è stato anticipato al momento del dunque. Dunque secondo tempo in cui il Pescara ha provato ad attaccare, ha costruito almeno tre nitide palle gol, però i legni hanno fermato la vittoria possibile del Pescara. Pordenone, Pescara 0-0.